Ragazzi, iscrizione al canale se vi fa piacere, non siete obbligati anche se è gratis. E campanellina. Allora, io sono buono e caro, però poi a un certo punto, soprattutto per rispetto del lavoro massacrante che hanno fatto i ragazzi, soprattutto per le offese che stiamo prendendo da un anno, soprattutto perché... Perché noi non abbiamo fatto mai nessuna retromarcia. Noi non ci siamo mai buttati sugli americani e poi siamo tornati sugli arabi. Quindi io vi posso garantire che chi a suo tempo sono stati in molti, fecero retromarcia, sono nati sull'onda di PIF. Poi parlarono di americani, dicevano che PIF non arrivava, ora sono tornati su PIF. Non sono credibili. Questi canali non sono credibili. Non sono credibili anche perché io stesso ho subito... Proprio da, da canali che hanno fatto retromarci e che ora sono tornati su Piff, io stesso ho, ho sgamato una cosa molto brutta. E gente si fa prendere dalla mano che ha, è tornata ad avere un po' di visibilità, e poi non riesce a gestire questa cosa qua. Guarda non guardano in faccia a nessuno, nonostante tutto, che nonostante tu li abbia magari anche perdonati per cose che, che hanno fatto. Io mi sono stancato di essere troppo buono perché io fondamentalmente sono una persona buona. Mi sono stancato Chi ha parlato di PIF e poi ha parlato di americani e ora vi riparla di PIF non è credibile perché non ha mai saputo nulla e continuano a non sapere nulla. Anche perché, ve lo ripeto, si stanno facendo dei minestroni incredibili, soprattutto da una parte. In questo canale non si riportano le parole, che vengono dette da Twitter di un advisor. In questo canale abbiamo spiegato a menadito la situazione economica dell'Inter. Abbiamo eh, tirato fuori il discorso che l'Inter è per un 99,6% di impegno. Questo è un canale che ha spiegato tutto dalla A alla Z ed è aumentata la qualità, soprattutto quando sono arrivati i ragazzi. Io prima lo raccontavo, ma non ero in grado di fare quello che ho potuto fare grazie ai ragazzi che sono dietro. Quindi, siccome sono tutti dei professionisti di un certo livello, loro non riportano quello e leggono su Twitter. Loro studiano documentazione. Quindi io mi sono rotto le scatole e vi posso garantire che chi ha parlato di PIF, che tra l'altro di calcio non ci capisce nulla, non sa nemmeno come è fatto un pallone, perché poi le persone sono molto cattive attenzione, non parlo sia si avvanverano, i miei buoni motivi per parlare o si avvanvera, perché se una persona sbaglia o me mi chiede scusa, io sono il primo e ci sono anche su YouTube, che è un mondo virtuale, virtuale per quanto riguarda determinate cose discorso che stiamo affrontando noi oltre il calcio è una roba seria attenzione non si scherza qui cioè, Qui c'è fatica, c'è sudore, ci sono ricerche ci sono studi, ci sono soldi spesi, di cosa vogliamo ragionare? E che andiamo su Twitter a prendere notizie noi eh? e a parlare di storia, storia di che? storia di cosa? quale storia? le storielle perché prima c'era PIF poi c'erano gli americani ora ci è PIF sono queste le storielle Ve lo ripeto, non parlo così a vanvera. Io ho i miei buoni motivi per parlare così. Quindi, chi a voi vi ha parlato prima di Arabi che sono nati questi canali, perché poi na, na, sono nati anche i canali, dicevano di parlare con me quando non era vero. Ci sono anche le prove nella live, cioè c'è gente se, che pur di avere un po' di visibilità farebbe di tutto. Che poi, magari, sono anche delle brave persone, però poi. Lo, lo vedi e si fanno prendere dalla mano e non guardano in faccia a nessuno si inventano cose assurde poi dopo il web dimentica velocemente questo è vero e da un lato può essere anche un vantaggio ma chi vi ha parlato di arabi poi dopo di americani e ora poi dopo va detto non c'era nulla gli arabi hanno tutte cazzate per 3-4 mesi e ora è risalito sull'onda di piffe non hanno mai saputo nulla e non sanno nulla nemmeno ora anche perché basta starci attenti. Prendo le notizie, un po' di qua, un po' di là, destra, sinistra. Società veicolo c'è già. P poi, poi vedi, che il livello è troppo più alto. Società veicolo, secondo te, costituiscono ora una società veicolo? Altre ufficialità a breve, se dovessero costituire una società veicolo. Ora. Sanno già chi è la società veicolo, da mo' che lo sanno. Mi dispiace perché qui non è che noi vogliamo l'esclusiva, qui però noi ci facciamo un culo così per raccontare questa storia, voi lo sapete. E soprattutto quello è che dobbiamo subire quotidianamente per raccontare questa storia, cioè il prezzo è altissimo per noi. Perché questo, cioè, ragazzi, quando a me dite guarda, io ti dico una cosa e potrebbe non andare contro contro quello che vogliamo fare, perché questo è un canale che parla di calcio, c'è gente che non sa nemmeno come è fatto un pallone, no? Ma anche su YouTube. Io perché apri un canale YouTube? Ma non sono un presuntuoso perché io dico, vabbè, la mia preparazione a livello calcistico è sufficiente ma c'è della gente a dei canali che non sanno nemmeno co co cos'è veramente una diagonale. Chiedi quanto deve essere largo, lungo il campo, chiedi quanto è alta la porta, non lo sanno non sanno nulla sul calcio Guarda le partite la palla entra dentro. Noi ci siamo fatti un culo così da mesi per parlare di questa storia. E non costa solo i soldi per la documentazione, non costa solo il tempo tolto alle famiglie, costa soprattutto le offese, i malumori che a volte ti reano eh, le persone che ti attaccano, perché a noi ci attaccano tutti. Ecco perché... Ora mi copiano anche in questo, quando io dico non facciamo minestroni, bisogna scindere da chi, da chi ti porta in una maniera non professionale di più la situazione sul tavolo e da chi ti ripiglia le notizie su Twitter. Perché io prendo mio figlio a quattro anni, anche lui è buono a riprendere le notizie su Twitter e a portarle sul web. Poi dopo uno te la può infiocchettare, scoop contro scoop, storia, ma storia di che? Storia di cosa? di portare un advisor su, su Twitter e la storia di E. Eh, ora parlano tutti di bilanci, di pick bond, prima non sapevano nemmeno cosa fosse tutte queste robe qui. Ma anch'io molte cose non le sapevo, eh, ci mancherebbe. È l'ora però di farla finita e di rispettare le persone. È l'ora di farla finita perché noi... A noi sta costando Ara questa cosa qua, eh ragazzi, io ma non solo a me, soprattutto anche ai ragazzi. Che ci danno dicialtroni che ci offendono, come se poi noi, capito, come se, se dietro ci fosse un discorso di business, non c'è un discorso di business per noi. Anzi, chi c'ha dietro un discorso di business è arrabbiato con noi, proprio perché siamo tosti da combattere. Perché siamo arrivati da due mesi e mezzo fa che, che Zanghera doppiava anche il giornalista, vero di Fanta Finanza, ti fa capire che comunque non c'è più modo di andare avanti. Perché non c'è più modo di andare avanti? Perché la rinegoziazione di un pick bond è quasi impossibile da fare, anche perché de devi dare delle garanzie. Poi dopo parliamo anche del ragazzo dell'Argentino, che secondo me è molto forte. Rinegoziare un big bond è quasi impossibile, soprattutto per uno che non ha più garanzie da dare. C'è qualche fuori classe che ha detto: eh, ma lui può dare le stesse garanzie che aveva prima. Ma io al fuori classe gli dico: Se io chiedo un prestito per 200 milioni e ho 100 milioni di debiti, è un conto. Se chiedo un prestito per 300 milioni e ne ho, e ho 700 milioni di debiti, è un altro. cioè, le garanzie non possono essere le stesse di quando ho fatto il prestito. Non posso rigirare le stesse garanzie, perché la fase debitoria era diversa. Quando l'Inter ha chiesto un prestito aveva un tot di debiti, ora ne ha molti di più. Che come fa a dare le stesse garanzie? Non c'è bisogno di essere laureati in economia e commercio per capire queste cose qua. Basta aver fatto ragionerie, ma forse nemmeno. C'è bisogno di essere a livello dei ragazzi per capire queste cose qui. Queste sono cose che voi capite benissimo, infatti. Anche perché oggi c'è internet, ormai c'è internet. Si va lì, ci si può documentare, documentate, ma già vi siete documentati. Cosa ti dicono anche poi nell'intervista? Tanti soggetti interessanti all'interno ci sono. Perché i fondi sono scapparono tutti. Cioè quale fondo, quale fondo ti compra una società con 900 milioni di debiti e soprattutto, l'abbiamo detto mille volte, con una società che ti perde, 20 milioni, eh, ti perde 200 milioni all'anno. Non fanno a cazzotti, non hanno fatto a cazzotti per comprare l'Inter liquidità Zang per andare avanti te lo fanno capire, non ce n'è più quindi CDA cosa fa? il CDA dell'Inter cosa fa? sta lì che aspetta eh, i signori del cd CDA dell'Inter, secondo loro eh, visto il Dio, i soldi da andare avanti non ce n'è più, il PIC bond è quasi impossibile da rifinanziare, a me se è concesso e Zang volesse rifinanziare il PIC bond, perché a Zang di tutto gli interessa ve lo garantisco che è quello di rifinanziare il big bond? Poi lui è normale che dica non vendo, ma anche in assemblea dei soci. No, no, anche lì lui dice non vendo perché la osa non, non la fa venire fuori. Ovviamente, no? io date vito a due settimane dalla vendita: non vendo, anzi, ricapitalizzo Moratti. Uguale a tre settimane dalla vendita: non vendo nulla, anzi, ricapitalizzo. È normale. Bisogna dire sì. In finanza poi si mente. Cosa deve dire Zang? Sì, vendo perché non, non, non so più come fare a pagare gli stipendi a febbraio. Faccio un esempio. Cosa deve dire Zang? Ho fatto un esempio degli stipendi, perché durerei fatica, non, non, non ci sono soldi liquidi. E poi ricordatevi, c'è che il problema dell'Inter è proprio la liquidità. Per due mesi il campionato è fermo, non ci sono incassi stadio non c'è nulla sponsor che non ti paga. Dove vuoi andare? Dove? E quindi qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Pic Bang non si può rifinanziare, a me si concesso che lui volesse rifinanziarlo, ma non è vero. Comunque, ognuno dice le di fa, Pic non è rifinanziabile. I rubinetti dalla Cina gliel'hanno detto, quelli dei giornali di finanza, i rubinetti dalla Cina sono chiusi per il calcio. Non ci sono tantissime società interessate all'Inter, quello che ha detto il giornalista di finanza, e quindi i signori del CDA dell'Inter cosa fanno? Detto il senso figurato, se avviano, secondo voi, loro sono così, così scherzati da improvvisarsi verso il tribunale, e aspettare lì per chiudere tutto con l'Inter, ma siamo matti. Quale sarebbe la soluzione allora? Quale sarebbe la soluzione? Ce n'è una sola, è la vendita, ovviamente, no? Ormai, tranne qualcuno, lo stiamo sapendo tutti che l'Inter sta per essere venduta, no? Poi me l'ho segnato delle cose. Alcaraz, l'argentino. Io, vi dico la verità, non lo conosco benissimo. Ho visto qualche spezzone, eh, qualche video, ho visto una mezza partita, ho visto un tempo, è molto bravo, una bezzala molto tecnica, molto bravo nel portare la palla. A, a, a... Gioia in una squadra allenata dal grande Fernando Gago. Eh, Racing a Venayeda. Ed è un centro, una pista comunque con il gol dentro, è una mezzala. Mi sembra che quest'anno, nel 2022, abbia già fatto 10 gol. Un bel investimento da fare. Un giocatore da prendere. Però si parla di Turam, si parla di Hackard. Cioè, con quali soldi lo prendi? È normale, ci deve essere il cambio di proprietà, perché come fai a prendere questi giocatori? Vendi Gosens chi te l'ha detto lo vendi Gosens Quest'estate l'obbligo di riscatto non te l'ha voluto garantire nessuno. Cioè, come fai a dare 10-12 milioni a Turhammer, pagare il procuratore, prendere Alcaraz? Cosa fai? Prendi 5 milioni da Gagliardini alla Remonese? Cioè, come fanno? Cioè, questo CDI in una situazione economica del genere si impegnerebbe con operazioni o sì? La vedo difficile. Se si impegnano, se lo fanno è perché cambia la proprietà, per come la vedo io. Mia esposizione. Cioè... CDA in una condizione del genere non prende altri impegni finanziari, ragazzi. Se prendono altri impegni finanziari vuol dire che molto probabilmente a stretto giro cambierà la proprietà. È lo stesso discorso di un piano di rientro. Cioè come fai a amministrare una società così senza piano di rientro, senza tetto ingaggi? Non sono scherzati quelli del CDA dell'Inter, lo sanno loro come fare. Se non l'hanno fatto c'è un motivo. Il motivo è che stanno vendendo l'Inter, molto semplice. Con questo video ragazzi vi lascio perché stamattina ho una mattinata abbastanza impegnata qui dallo, da, dallo scantinato eh. c'è anche una sirlette e ricordatevi una cosa perché io mi sono rotto le scatole di essere troppo buono e soprattutto mi, mi sono rotto eh, mi sono rotto le scatole del mio piccolo, io non so nessuno di essere sfruttato di... O, o di far vivere qualche duno me luce e riflesso, perché soprattutto quando ti sfruttano e poi dietro ti fanno cose che non ti dovrebbero fare. Siamo entrati in una fase cruciale, voi secondo me, per come la vedo io, poi fate cosa vi pare, seguite chi vi pare, chi vi ha parlato prima di arabi, chi vi ha parlato poi di, uh, di americani, poi vi hanno detto non arriva nessuno e ora sono tornati con gli arabi, non sono credibili. Ciao Winter